Oggi è l'ipotetico compleanno di Romero, nel senso che nasceva il 4 febbraio. Purtroppo però è venuto a mancare qualche anno fa. Oggi ripensavo a quanto cazzo è importante Romero per me, cioè, e per il cinema, nel senso che non è un regista che è stato... Facciamo una cosa anche bella, facciamo anche una cosa bella, perché La notte dei morti viventi è praticamente un film per un cavillo non è libero da diritti la versione, c'è cioè una versione che è praticamente libera dai diritti, no? Allora, mentre parlo oggi voglio avere questa immagine sotto. No, la metto solo per un po'. A me piace molto la scena del cimitero. Mi piace molto la scena del cimitero, quindi la metto sotto mentre parlo un po', poi dopo la togliamo e cambiamo. Comunque, è per me, perché io ho sempre detto, per me La notte dei morti viventi è il mio film horror preferito. Quando ti devi togliere dall'inghippo di dire qual è il tuo horror preferito, dico quello. Però mi rendo conto, adesso sto guardando la serie Non siamo più vivi, The Walking Dead, zombie da tutte le parti. Ma quanto cazzo. Ciao Silvano, eh sì, mo pure de venerdì. È de venerdì se fa l'aperitivo, eh. No, beh, perdonami, scusami, non volevo disturbarti, chiedo pietà. Allora, l'ondata di morti che ha invaso il cinema è impressionante, quindi non si può non celebrare oggi che è il compleanno Romero. La mia vita ultimamente è mo morte oriented, nel senso che tra film horror, morti, lutti che ho avuto, veramente il pensiero della morte continuo. Però ho fatto due ragionamenti, li voglio condividere con voi. Poi ditemi cosa ne pensate. Io credo che noi viviamo, cioè, al di là della perdita di una persona, ok, la perdita, quindi l'impossibilità di fare delle cose, di avercela vicino, di dirgli delle cose. Cos'è la morte di una persona cara? È la perdita della possibilità di dirgli delle cose. Quindi è praticamente il punto d'inizio di una serie di rimpianti infiniti. Poi, certo, riuscire a togliersi d'inghippo è un po' lo scopo dell'elaborazione del lutto, no? Cioè accettare le cose per come sono. Ecco, per quanto io ne sappia poco della cultura messicana. Però lì hanno questa festa della morte molto più... Insomma, noi non pensiamo mai a questo concetto qua della morte, no? A parte noi orrorofili, che invece ci sguazziamo sempre dentro volentieri. Dovremmo, secondo me, vivere un po' più con questa consapevolezza, ma non in modo negativo, cioè tipo, ah, tanto moriamo, allora faccio il cazzo che mi pare. No, proprio perché sono un po' più consapevole del fatto che la vita non è eterna, che i cari non sono eterni, dovremmo essere un po' più felici, un po' più costruttivi, goderci le cose. Invece, secondo me, nella nostra società, forse anche un po' voluta in modo generale dal consumismo, eccetera, c'è la volontà di farci credere che siamo invincibili, che siamo immortali, finché pian piano, no, diventiamo vecchi, invece ci rendiamo conto che iniziano a morire i genitori, iniziano a morire gli amici, iniziamo, e diciamo no, col cazzo, non è così. Quindi io sono dell'idea che una società come la nostra dovrebbe iniziare a prendere un po' dalle società antiche, più arcaiche, e tenere un po' più vicino il concetto di morte, e in modo da gestirlo anche meglio e gestire meglio anche la propria vita. Comunque, La notte dei morti viventi, a me è sempre piaciuto parecchio per un aspetto particolare che è molto simile. Il motivo è il medesimo per cui io amo tantissimo anche Non aprite quella porta, cioè la caratterizzazione di due personaggi femminili. L'avevo detto quando abbiamo parlato la scorsa live
di non aprite quella porta, che la ragazza protagonista che scappa alla fine del film, no, ha questa reazione isterica e urla per ore e ore. L'argomento di cui volevo parlare è proprio la caratterizzazione di questi due personaggi. Barbara, o Barbara, no, Barbara si chiama lei, no? Nella Notte dei Morti Viventi, questa ragazza che perde il fratello in questo combattimento con lo zombie, no? Il fratello sbatte la testa. Ha dei comportamenti e delle reazioni molto realistiche, e per questo mi è piaciuto molto questo film, perché lei va come in una sorta di... anche lei ha una crisi isterica interiore che la porta a avere una sorta di mutismo per gran parte del film. Ha delle reazioni veramente molto realistiche, secondo me. Si comporta in modo... cioè non è un'eroina, non è un'eroina. Nel remake, che a me piace molto, mi sembra che sia di Tom Savini, se non erro. Adesso faccio anche questi tentativi di memoria, se qualcuno poi mi vuole correggere. Nel remake, che mi piace molto anche il remake, la protagonista, di cui io ero pazzamente innamorato, allora se, in realtà vederla oggi non è che sia proprio il mio tipo, però all'epoca mi piaceva parecchio. La protagonista ha un comportamento diverso, cioè all'inizio è paralizzata dalla paura e anche lei ha una sorta di mutismo, di shock. Poi però c'è una svolta in cui lei si ripiglia e diventa l'eroina, insomma, che agisce, e mi piace molto anche quella soluzione lì, perché è una soluzione anche quella realistica, attinente alla realtà. Cioè può succedere che noi, scioccati in un primo momento, poi riusciamo a sbloccarci e avere una reazione altrettanto potente ma opposta, quindi invece che paralizzati diventiamo ipercombattivi. Sì, Tom Savini, grande Mirko, sapevo che mi avresti risposto tu. Quindi amo questo film, e dico sempre: come si fa a dire qual è il tuo film horror preferito quando tantissimi film horror del cinema, insomma del cinema horror, hanno influenzato e hanno messo dei punti cardine, dei punti per andare avanti. Però oggi ho fatto nuovamente questa riflessione, non che l'ho fatta oggi per la prima, l'ha rifatta perché ho visto che qualcuno ha postato la foto, tanti auguri, per quanto possa essere visto da qualcuno magari come una cosa sciocca fare gli auguri a una persona che è morta, ma secondo me va tradotta questa azione, cioè non è gli auguri a una persona che è morta. È una sorta di celebrazione. I social sono fatti così: si mette la foto e si ricorda, se lo si fa con i cari. Figata averlo visto al cinema, il remake di Della Notte. Io no, io lo. Sai che io ho. Forse ho la. Io avevo la VHS. Io avevo la VHS, questo me lo ricordo nitidamente. Adesso devo guardare se mi è rimasta tra le mie cassette. Comunque, ha influenzato veramente tantissimo, secondo me, il cinema horror, non solo per il discorso di zombie, che vabbè, dai ragazzi, cioè non si può non si può cioè senza Romero tutto ciò non sarebbe mai accaduto, ma anche per altre cose, per il discorso politico sottofondo, però per il discorso anche del lasciato in sospeso. A me piace tantissimo il ritorno La Notte dei Morti Viventi, scusate, perché molte cose sono lasciate in sospeso, cioè non viene spiegato bene come mai accade tutto, e questo dà molta, molta libera interpretazione. Tra l'altro io trovo che ci sia, adesso ve lo rimetto, trovo che ci sia una somiglianza quasi voluta tra il mostro di Frankenstein di Boris Karloff e questo primo zombie, anche nelle movenze, no? Cioè, non so se è voluto, è comunque. Ciao, Mr. Bob, oggi è il compleanno ipotetico, visto che non c'è più, è morto, di Romero. Allora ho deciso di raccontare come mai mi piace tanto questo film e come mai l'ho sempre, diciamo, definito il mio film horror preferito. Stavo appunto dicendo che il primo zombie che uccide il fratello di Barbara, facendogli sbattere la testa contro una lapide, e già ci dice qualcosa. Cioè lo zombie non sta lì a mangiare il fratello, ma si alza e va alla ricerca di Barbara. Questo
È molto importante questo perché i comportamenti, poi vedremo tantissimi tipi di comportamenti nella filmografia di zombie, sia di Romero che degli altri. Qua, che dicevo, ricorda tantissimo Frankenstein di Boris Karloff, lui, proprio nelle movenze e anche nelle sembianze, con questa fronte alta, questo viso molto grande. Sì, infatti lo sto facendo vedere perché so che comunque per un cavillo non hanno mai potuto avere i diritti, quindi fondamentalmente è libero, non fai un danno a nessuno se lo proietti. Però so che esiste, così mi hanno detto. Penso che me l'abbia detto un mio amico molto molto esperto di horror, quindi siamo sicuri che Romero e gli altri avevano rieditato un'edizione in modo da poter, almeno sull'edizione, diciamo, la director's cut, avere dei diritti, anche se questo poi, capito. Però secondo me hanno fatto bene, insomma, cercare quantomeno di guadagnarci qualcosa, visto che il film è loro. Per un te che manca. Sì, è strana sta cosa, è strana. Comunque l'ho messo sotto non tanto per vederlo, ma per parlare del film. Ma poi ecco, parliamo di un film del 68. Guardate, cioè, e c'è un protagonista nero, ragazzi. Siamo nel 68, c'è un protagonista nero. Non è uno stupido, non è una macchietta, no, è un uomo che sembra anche piuttosto benestante, perché vedete ha. Sembra un uomo colto, quindi una persona nera americana colta, di buona famiglia. Lo vedrete comunque molto educato, ma anche molto deciso. È un personaggio mica rivoluzionario, eh? Cioè, ce ne sono pochi di esempi di questo genere nel cinema del 68, ragazzi, nel 68. Pigliavano a bastonate le mogli se facevano la pasta troppo dura o che ne so. Quindi, insomma, veramente un esempio grandioso di cinema horror, tutt'oggi stradivertente da guardare. Neanche troppo spaventoso, quindi molto adatto ai bambini, magari un po' grandicelli, 12, 11, 12, possono già vederlo, 10 anni, dipende, però è molto soggettivo anche lo dico perché comunque, essendo io padre, cerco anche di capire quale tipo di approccio ci può essere con l'horror. Romero voleva fare un film sulla risposta umana a una calamità. Poteva essere qualsiasi cosa, terremoto, uragano, esondazione, eccetera, perché Romero più di chiunque altro sapeva che quando l'acqua tocca il culo, l'essere umano tira fuori il peggio di sé. Sì, e tra l'altro, appunto, io sto finendo, mi sono tenuto una puntata e mezza di Noi Siamo Vivi, che è la nuova serie sudcoreana di zombie, e lo dico senza, nel senso, è ovvio che non c'è nessun paragone a livello di qualità, però la serie ha delle cose interessanti e sono merito in primis di Romero, perché la serie è proprio per questo aspetto che dicevi tu, Davide, cioè del fatto che si concentra su come si comporta l'uomo in un momento di paura e di autoconservazione, istinto di autoconservazione, istinto di sopravvivenza. Ricordiamoci la famosa scena, che film è, di 28 giorni dopo, ancora 28, non è 28 giorni dopo, è quell'altro dove lui scappa lasciando la moglie, cioè scappa come un codardo praticamente, secondo il nostro punto di vista, da 28 mesi dopo, esatto, grazie Silvana. Scappa come un codardo, quindi dal nostro punto di vista, fossimo stati lì avremmo fatto la stessa medesima cosa, chiaramente. Io trovo una scena epocale quella, una scena che ha una valenza enorme, perché va a distruggere lo stereotipo del protagonista che è eroe sempre e comunque. Tu gli vuoi bene lo stesso anche se è scappato. Cioè, lo mandi a fanculo, gli dici no, cazzo, che merda che sei. Però dall'altro canto dici cazzo, però è
anche io avrei avuto paura. Cioè, e poi non è solo un discorso di paura, ma è proprio anche un discorso di istinto di autoconservazione che a volte scatta nelle maniere più incontrollabili, no? Cioè, istintivamente. Questa serie nuova, di cui parlerò sicuramente in un'altra live perché devo finirla, a sto punto la finisco, deve tantissimo a Romero proprio perché porta alla perfezione questo tema. Più altri temi che Romero non porta, che sono molto fighi. Scusate, devo cambiare schermata perché sennò non riesco a leggere i commenti lunghissimi. Grande Davide, che mi dai da lavorare con questi commenti. Però sono molto felice che tu me li scriva. Se ci fai caso, nel film alla fine nessuno ha praticamente ragione, ma ognuno ha le sue ragioni. Anche il protagonista non ha tutte le ragioni per non scendere in cantina e blindarsi dentro, essendo il posto più sicuro. Io su questo non sono d'accordo. Perché la cantina è il posto più sicuro fino a un certo punto, poi non hai via d'uscita. E questa. Io, ecco, questo è molto interessante, Davide. Cioè, io e te saremmo stati in quella casa in contrapposizione. E entrambi avremmo creduto di. Vabbè, se c'è spoiler su questo film, assolutamente no. Assolutamente no, dai, chi se ne frega. Se uno viene qua, deve aver visto almeno la notte dei morti viventi. Perdonami, Silvano, spero tu sia d'accordo con me. Come non l'hai visto? Vabbè, allora cerco di. Perdonami, 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 perdonami. Io non voglio rovinare. No, 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 non faccio vedere niente e non parlo più. Però questo non è troppo uno spoiler, semplicemente io e Davide saremmo stati in contrapposizione nelle decisioni da prendere. E questo è figo, perché è proprio come. No, no, non andare, Silvano. Non c'è bisogno, non spoilerò. E allora andavo molto più liscio su La Notte dei Morti Viventi perché credevo veramente che l'aveste visto tutti. Però non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. Io, guarda, questo per me è un tema scottante, cioè l'horror nerd che cerca in qualche modo di aumentare il suo ego e abbassare il tuo, dicendoti tu hai visto qua, non hai visto quello, io ho visto con me, non me ne frega un cazzo. Non è che una persona vale di più se ha visto o non ha visto. Guardalo assolutamente perché sono sicuro che ti piacerà. Poi, tra l'altro, nonostante abbia questo look retro, hai potuto vedere magari da qualche immagine prima come le inquadrature sono molto dinamiche e sbollate perché chiaramente devono generare senso di inquietudine. C'è molta modernità in tante cose, quindi si guarda ancora proprio con una grande, proprio una grande. Era veramente innovativo. Me ne rendo conto adesso che ne sto parlando, che ho rivisto le immagini passare sotto, veramente un film avanti anche da un punto di vista tecnico, cioè oltre che di contenuti. Comunque, scusa, finisco il commento di Davide che giustamente si è impegnato a scriverlo. Nessuno praticamente no, essendo il posto più sicuro. Il concetto immenso di un film come questo è il fatto che l'essere umano non riesce a fare gruppo o gioco di squadra di fronte alle difficoltà e questo. Quindi l'esito non può che essere tragico, quanto. Purtroppo, sì. Cioè, quello che poi sta. Quello che accade se non c'è una. Noi adesso siamo in una pandemia e quindi il paragone viene abbastanza facile. Questo accadrebbe se non ci fosse un governo che a un certo punto prende una decisione. Però, se non ci fosse, per strada ci sarebbero le risse, la gente con i forconi. E probabilmente però vincerebbero quelli a favore del vaccino perché sono di più. E quindi un cazzo. Però, cioè, io non sono d'accordo nel senso, però appunto questa è una questione puramente strategica sulla scelta o meno dei protagonisti di andare o non andare in quel posto. Ecco, su quello non sono d'accordo. Io sono più a favore del protagonista. Secondo me ha più ragione lui, cioè la possibilità di lasciarsi più opzioni piuttosto che la definitiva. Poi è vero che tu col senno di poi potresti anche cambiare idea, però solo col senno di poi. Comunque, grande, che dire, facciamo il nostro tributo. Abbiamo fatto il nostro tributo a Romero.